Ritornati dal Vaso Joker, siamo tornati con un nuovo video, ragazzi, di PES 2016 con l'appuntamento speciale della domenica, ragazzuoli, con PES. E come promesso, oggi facciamo scendere in campo loro, ragazzi, i tre dell'Ave Maria, Robben, Neymar, Bale. Signori, l'altra volta, cioè ieri alle 14, è uscito un pack opening di PES. Per chi non l'ha visto, se lo andasse a vedere, perché è qualcosa di magnifique. Siamo qua, signori, oggi per andare a vincere, per giocare con la divisione 11. E io ovviamente, ragazzi, come sempre, vi invito subito a supportare questo video con tanti bei pollicioni in su, ragazzuoli, mi raccomando, ci tengo veramente mucho. Ok, ragazzi, ci ha trovato l'avversario, siamo con... Ok, due Neymar che si sfidano. Mai dire mai, come ben sappiamo, forse si è stoppata anche la telecamera, si è stoppata, scusate un po' del disagio. Dicevo, questo gioco mai dire mai, ragazzi, perché comunque è molto, a parer mio, più facile segnare su, comunque su PES è molto più facile segnare per quanto mi riguarda. Quindi dobbiamo stare veramente attenti e concentrarci al massimo, perché sono, ragazzi, è un attimo che il nostro avversario ce lo mette nell'ano. Ok, si parte. Robben, da per Bale. Bale per Robben. Oh, che cazzo fa? Ma l'ha lasciata Robben? Ma tu sei matto, Robben? Tu sei matto proprio di capoccia. Attenzione, la mette al centro. Attenzione. Via sta palla, via sta palla, via sta palla, via sta palla, che è molto rischioso. Oh no, 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 non facciamo falli. No, l'abbiamo preso. Mamma mia. Porca miseria, quanto sei bello, Pupone. Madonna mia, quanto sei fatto bene, oh. È qualcosa di assurdo, ragazzi. Quanto è fatto bene sto cazzo del gioco di grafica. No, qualcosa di assurdo, guarda. Dai, Robben, testina pelata. Raga, non so perché. Totti. Madonna, dai. No, i portieri purtroppo su questo gioco sono scandalo, ragazzi. I portieri sono rimasti scandalosi. Cioè, questo ci ha fatto un gol che penso che la prendeva anche una vecchietta incastrata con le stampelle nel culo, porca miseria. Attenzione, Gareth Bale. Prendi questa palla, prendi questa palla. Maronna santa, due Virgil. Porca miseriaccia, ragazzi. È tosta, è tosta. Abbiamo trovato un avversario comunque bravo, raga, eh. No, 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 da filtrante, immaginavo, meno male. No, 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 non la da filtrante che c'è in culo, sennò... Non la da filtrante che c'è in culo, eccola. Meno male, fuori gioco. Meno male, fuori gioco, ragazzi. Ce la stiamo vedendo veramente male. Qua le tre Ave Maria, mi sa che in vanno. No. Portieri inutili, raga. Portieri inutili. Inutili, riguardiamo questo gol un attimo, eh. No, però voglio fare un attimo di vedere. Ecco, questa qui sta schippato. Cioè, già comunque il gol prima di Totti era scandaloso. Questo proprio altrettanto, ragazzi. Non vanno proprio i portieri. I portieri su PES sono una merda totale, ragazzi. Dai, Robben. Dai, Robben. Vai, che ci può dire? Via sta palla qua, vai. Vai così. Vai così, cavolo. Dai, Neymar. 2-1, ragazzi. Andiamo a recuperare un po' questa partita. Proviamoci a recuperare questa partita. Dai, dai, svegliatevi. Svegliamoci, su. Oh mio Dio, raga. È assurdo. Non c'ho parole, raga. Appena fatto il gol è già rifatto. Totti. Madonna mia, portiere. Dove stai la paglia? Io non gioco a paglione, io gioco a paglia a volo. Mortacci tua. Sta partita è terminata, signori. Siamo al 92esimo. Un po' praticamente fischia perché è proprio finita. Sì, guarda che buco che si è creato. Madonna, neanche questa hai parato. Ma fai schifo. Questa è una cosa che devono assolutamente risolvere su PES, ragazzi. I portieri sono qualcosa di schifosissimo. Sono troppo troppo pippe. Sono uno scandalo della natura proprio. Dai, finisci sta partita che abbiamo perso 3-1 purtroppo. Non è andato. Non è l'inizio che mi aspettavo. Vi dico la verità, non è proprio l'inizio che mi aspettavo. Va, siamo al 94esimo, abbiamo superato di 2 minuti i tempi di recupero. Madonna, raga, il portiere neanche quella va preso. No, non è possibile. Non è possibile, il portiere non aveva preso neanche quella di palla, ragazzi. È rimasto fermo, immobile, a guardarsi quel cazzo di pallone. Va bene. Comunque, prima partita, ragazzi, purtroppo con una sconfitta.
Speriamo di rifarci della seconda. Purtroppo ragazzi, il nostro Bale lo dobbiamo salutare ragazzi, perché era in prestito, quindi purtroppo Bale dobbiamo salutarlo. Meno male che abbiamo trovato Robben, almeno vediamo forse ci riusciamo a rifarci questa partita. Ok ragazzi, siamo nella seconda partita, vediamo un attimo che squadra c'ha lui. Humbert e Toni Kroos. Vabbè, non c'ha chissà che cosa, però pure quello di prima praticamente non c'è neanche, c'ha tutti questi grandi giocatori. E ci ha praticamente massacrato. Purtroppo il contratto di Bale è terminato ragazzi, perché era in prestito per il fatto della Deluxe Edition di PES, che io ho anche quella. Quindi a posto di Bale adesso abbiamo messo Dybala. Non è proprio la posizione adatta per lui, però ragazzi è l'unico giocatore comunque che ho momentaneamente che può sostituirlo, perché non ho altri giocatori forti. Quindi momentaneamente abbiamo messo lui, speriamo di giocarcela al meglio, speriamo di non giocare come prima, assolutamente, perché non è andato molto benissimo ragazzi prima, non è veramente molto, anzi, è veramente una merda. Oh, non ci credo, ha fatto una doppia parata, penso che non lo sa neanche lui come ha fatto, raga. Per me non lo sa neanche lui, si è sbagliato, per me gli hanno truppato le palle sulle mani proprio. Porca troia! Porca troia, che gol che ci ha fatto, regà! Bellissimo! Madosca! No, lo voglio rivedere, regà, ci ha fatto un gol micidiale! Vabbè, là il mio giocatore ha fatto tipo treno, è andato dritto, non so per quale motivo, però va bene così. Che poi ragazzi, forse sto pensando una cosa, probabilmente non riesco a giocare molto bene, perché sicuramente l'intesa... non è una delle massime che abbiamo. Perché vi ricordate che anche a PES 15, quando praticamente non riuscivo a giocare bene, ho cambiato l'intesa, ho cambiato alcune cose ed ho cominciato a vincere come un fossennato. Quindi secondo me potrebbe essere anche quello ragazzi, poi può essere pure che mi sto sbagliando. Però già mi è capitata questa cosa, che non riesco a far partire, non riesco proprio a a prendere bene i giocatori. Aspettate, attenzione, morto proprio. Vai, bellissimo. Bellissimo! Tira! Tira! Fanculo! Sono io contro cioè, i bestioni! Do tira segna, raga! No, no, non va bene! Do tira segna, ha fatto due gol da fuori aria! Purtroppo questo è PES, ragazzi! Purtroppo questo è PES, l'unica pecca di sto gioco, raga! Secondo me è l'unica pecca, perché quest'anno, per quanto riguarda motore grafico, è buono, ma... Non hanno risolto per nulla la questione gol dalla distanza. Non hanno risolto per nulla i portieri che sono imbranati con il peggio delle mucche morte proprio. Non ci credo, raga. Non ci credo, raga, come gli è rimbalzata la palla. Questo gli è arrivato sui piedi a quel... Ah, vabbè. Si stappa lo spumante, signori. 4-0. Va. Strano, raga. Strano, strano, strano. Cioè, sicuramente sono più forti di me, perché io non ci gioco mai a PES. Ci gioco giusto la domenica, però... Mi sarò troppo forse abituato a FIFA? Va, non saprei. Pure. No, vabbè, raga, non è possibile. Ogni tiro un gol, raga. Non c'ho proprio... Non ho altre parole da aggiungere... Su quanto può far schifo questa cosa su PES. Ogni tiro un gol. Ogni tiro un gol, ragazzi. No, no, raga, non è possibile. No, raga, vi giuro che se è così io PES non lo faccio più, ragazzi. Vi giuro che se è così io PES la domenica non lo porterò mai più nella mia vita. Cioè, non è possibile, ragazzi. Qui altro che le Tre Marie. Qua serve pure San Gennaro e Sant'Antonio per giocare a sto gioco. Cioè, questo ovunque tira mi segna. Non è possibile, ragazzi. Vi giuro che se è così proprio io non lo porto proprio. No, 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 che mi posso avvelenare su sto gioco. Ma stiamo scherzando. Questo, no, no, a me non mi tirano il volo. Non va, ragazzi. Tira, e tira, che è sta mozzarella, Robben. Ma vattene a fanculo pure a te, va. Tira. Tira. Niente, neanche questo, vabbè, ragazzi. Finisce questa partita e finisce questo video. Meno male, raga. Qua neanche le Tre Marie ci servirono, ma ve l'ho detto, San Gennaro e San Giuseppe insieme forse era meglio. Ragazzi, io spero che nella prossima partita
non mi succeda lo stesso che ogni tiro è un gol, perché sennò è veramente un qualcosa di orrendo portare un gioco del genere. I portieri sono veramente inutili, non ci sono, i portieri sono inutili. È un grande problema questo di PES. Quest'anno, mazza, 3 sconfitte, bello proprio. Quest'anno, per quanto riguarda grafica e velocità di gioco, l'hanno migliorato, ma per quanto riguarda portieri, tiri di distanza e ogni tiro un gol, e arbitraggio che non fischia manco se muori, non va bene ragazzi, non va bene per niente. Io comunque domenica prossima lo riporterò lo stesso PES, vediamo un attimo com'è la situazione. Poi ovviamente bisogna dire anche se a voi vi interessa che vi porto PES la domenica. Niente ragazzi, io dopo poter terminare qua, io vi lascio un tipo in su, commentate, condividete, passate la pagina Facebook, Instagram, tutti i social in descrizione. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, al prossimo video del vostro gioco di legno. Bella ragazzi.